fosse una sorta di consulta, non mi ricordo come si chiama, dei giovani. No, abbiamo pensato ad un rapporto diretto tra appunto, i giovani e l'Inverno. Siamo oggi qui perché abbiamo realizzato un laboratorio con un gruppo di giovani sul tema in che modo i giovani possono essere ascoltati, perché il focus del nostro progetto è proprio questo: come amplificare la voce dei giovani sul futuro del paese. Lo facciamo girando l'Italia e realizzando con i ragazzi dei laboratori di scrittura della Costituzione. Così immaginate il paese che voi desiderate e scrivete oggi un articolo della Costituzione che domani realizzerà il paese in cui voi vorrete vivere. Una volta all'anno diventa un festival che cambia città ogni anno. Stiamo lavorando al festival di quest'anno che sarà l'1 e 2 giugno a Milano. Il festival ogni anno cambia città, quest'anno appunto sarà a Milano e verranno coinvolti più o meno un 150 ragazzi e verranno chiamati appunto a contribuire, a parlare, discutere e a realizzare questi manifesti all'interno del quale la loro voce avrà una determinata risonanza. Vengono coinvolti nella community digitale che è proprio gestita da giovani e all'interno della quale attraverso workshop o dirette possono avere anche voce in capitolo, ascoltare altri giovani che già hanno iniziato a amplificare la propria voce. Vi aspettiamo tutti l'1 e il 2 di giugno, abbiamo la possibilità di facilitare la partecipazione di chiunque voglia unirsi a noi, contattateci, il nostro sito è ri-costituente.it.